Henri-Désiré Landru nacque a Parigi il 12 aprile del 1869. Figlio di un pompiere e di una sarta, venne educato presso l'École des Frères ed etichettato dai professori come un ragazzo intelligente. In seguito frequentò l'Istituto di Ingegneria Meccanica di Parigi e, dopo aver terminato gli studi, entrò nell'esercito, dove intraprese una carriera lunga 4 anni che lo portò a conseguire il grado di sergente. In quegli anni di servizio arrivò a sedurre la cugina Marie-Charlotte Rémy, dalla quale ebbe poi una figlia nel 1893, ma nonostante l'arrivo di questa, decise di non sposare la cugina e fu proprio in quello stesso anno che venne nominato sergente del Terzo Reggimento. Un anno più tardi abbandonò la carriera militare tornando allo stato civile e nel 1895 decise di sposarsi con un'altra donna dalla quale ebbe la bellezza di 4 figli. Sino ad allora la sua vita sembrò svolgersi come quella di un qualunque parigino, ma con l'abbandono della carriera militare iniziarono i problemi economici che lo misero davanti a una situazione ostile. Dovette mantenere la prima figlia e la cugina Marie, oltre naturalmente alla sua nuova e numerosa famiglia, e non avendo un lavoro fisso, gli risultò difficile procurarsi il denaro sufficiente per sfamare loro e se stesso. Nel 1900 occupò un posto all'interno di un deposito parigino che si apprestava al fallimento. Il suo titolare riuscì a fuggire in America poiché era ricercato per truffa, ma Henri, anch'egli immischiato nella losca faccenda, essendo prestanome, venne arrestato. Costretto a trascorrere i 2 anni successivi in carcere, tentò il suicidio, ma nessuno volle credergli e così si vide accusato di aver simulato il suicidio nel tentativo di essere trasferito. Mentre si trovava in prigione a osservare i suoi problemi divenire sempre più complicati, riuscì a escogitare un piano per risollevare il suo deprimente stato economico, inserendo sotto falso nome alcuni annunci matrimoniali su piccoli giornali di periferia. Ottenne i favori di una vedova di Lille che, cedendo alle sue avance, gli lasciò una dote di 15.000 franchi, con i quali fuggì dopo aver scontato la pena. Furono anni cupi quelli che precedettero l'avvento della Prima Guerra Mondiale, anni in cui Henri si trovò solo al mondo e senza l'aiuto di nessuno. La madre morì nel 1910 e il padre, che aveva sempre vissuto al suo fianco, si suicidò il 28 agosto 1912, demoralizzato dal fatto che il figlio era ormai da considerare un criminale a tutti gli effetti. La truffa ai danni della vedova di Lille venne presto alla luce e la polizia iniziò a cercare questo truffatore di cui aveva il nome, senza sapere che tale nome era Fasullo. Non potendo fare affidamento sulla sua famiglia, ricercato dall'esercito per l'arruolamento e dalla polizia che ha un mandato di arresto per contumacia, per il quale è prevista la deportazione a vita nella Nuova Caledonia, Landru cominciò a fuggire per le campagne. Dopo qualche mese, ancora sposato legalmente ma praticamente disconosciuto dalla moglie, Landru intraprende il cammino che lo porterà alla ghigliottina. Il 1914 fu l'anno in cui ebbe inizio quello che, nel giro di pochi anni, venne definito l'affare Landru. Dopo aver compiuto numerose truffe di piccolo taglio, Landru iniziò a perfezionare la sua tecnica di truffa. Come già fece dalla prigione, continuò a inserire annunci sui giornali, dove si identificava come un vedovo di 43 anni e padre di 2 figli, sostenendo di avere un buon reddito, oltre a essere disposto a traslocare nel caso fosse riuscito a trovare una vedova con la quale sposarsi. Durante la Grande Guerra, molte donne rimasero vedove e disponibili per nuovi matrimoni. Si calcola che in tutta la sua carriera di seduttore, Landru abbia avuto contatti con oltre 230 donne, ma solo poche lo incontrarono fisicamente. Egli era infatti solito a operare con una scrupolosa selezione e la sua prima scelta cadde su Madame Couchet, una signora da poco vedova che lavorava in un negozio di biancheria intima. Utilizzando il nome di Monsieur Dia, intraprese con la donna un consistente rapporto epistolare che culminò col loro primo incontro. Jean Couchet, però, non era una donna sola, aveva un figlio che si chiamava André e un cognato impiccione che, sistemando alcune cose, trovò numerose lettere nascoste.
Erano le risposte di altre donne agli annunci di Landru. L'uomo avvertì Jeanne che Monsieur Diard era un impostore, ma lei non gli incredette e, quando a dicembre lui la invitò a trasferirsi nella sua villetta di campagna, accettò l'invito presentandosi col figlio. Era il mese di gennaio. Jean Couchet, vedova di 39 anni, e il figlio André, di soli 17 anni, vennero dati per dispersi. Harry divenne quindi assassino freddo e calcolatore, un vero e proprio vedovo nero. La vittima successiva fu Madame Laborde Lynn, di origine argentina e vedova di un ricco albergatore. Poco prima di svanire nel nulla, la donna raccontò agli amici di essere in procinto di andare a convivere con un elegante ingegnere brasiliano che, intollerante alla burocrazia, le aveva negato il matrimonio. Qualche giorno dopo, Landru si presenta alla casa della donna per ritirare la sua mobilia e spedirla in parte alla propria residenza e in parte a un garage di Neuilly. Dopo il luglio del 1915, nessuno vide più né Madame Laborde Lynn né i suoi adorati cani. L'inverno del 1915 vide Landru abbandonare la villa di Vermeuillet e prendere in affitto un villino nelle campagne di Gambè. Madame Eon fu la nuova conquista del signor Dupont, questo il suo nuovo nome, una vedova di 55 anni che si lasciò convincere a recarsi nella villa di Gambè. Landru sistemò a modo l'abitazione e vi installò una grossa stufa che alimentava con la legna da lui stesso raccolta nei boschi circostanti. Sebbene nessuno avesse più visto Madame Eon dal mese di dicembre, tre suoi amici continuarono a ricevere tramite Dupont lettere da lei firmate. Probabilmente soddisfatto dei profitti di queste sue prime truffe, Landru sembrò abbandonare per quasi un anno il suo proficuo affare. Ma non è nemmeno da escludere l'ipotesi che numerose vedove si fossero spaventate per le improvvise sparizioni e per questo avessero rinunciato per un certo periodo alle loro relazioni epistolari. Marie-Angélique Désirée Pelletier, una vedova 51enne conosciuta come Madame Guillin, scomparve misteriosamente un mese più tardi. La seguirà a ruota Madame Eon. Resta un mistero l'omicidio di André Babelet, un adolescente molto attraente scomparsa nel marzo del 1917. André era una ragazza molto povera e non aveva niente da offrire a Landru se non la sua bellezza. C'è chi ipotizza che la giovane Babelet incappò nel segreto di Landru come la protagonista della fiaba di Barbablù e che fu quindi uccisa, oppure potrebbe essersi suicidata per il rifiuto. Sta di fatto che la 19enne scompare pochi giorni dopo essere stata a casa di Henri Landru. Alla scomparsa di André Babelet segue un periodo di calma, poiché Landru era impegnato in altri tipi di frode ai danni di alcuni soldati e di alcuni rivenditori di petrolio. Dopo questo periodo di calma, tornerà a colpire con altri omicidi, fino ad arrivare alla sua ultima vittima, Marie-Thérèse Marchadier, una cantante in pensione, conosciuta negli ambienti militari con il nome di La Belle Mitesse. Nessuno sospettò che le donne fossero morte perché nessun familiare dichiarò mai la scomparsa. Landru fece i salti mortali affinché le sue vittime risultassero vive ai loro parenti. Due anni dopo la scomparsa di Madame Buisson, una delle sue vittime, il figlio allontanato da quest'ultima si ammalò e morì. Quando, per avvisarla, i familiari cercarono di mettersi in contatto con la madre, non riuscirono a trovarla. La sorella della donna scomparsa, Madame Lacoste, ricordò però che Madame Buisson le aveva confidato che aveva intenzione di fuggire a Gambè con un certo Monsieur Guillet. Decisa a rintracciare a ogni costo la sorella, Madame Lacoste scrisse una lettera al sindaco di Gambè, chiedendo se le potesse fornire l'indirizzo di Madame Buisson, o almeno di Monsieur Guillet. Il sindaco rispose che a Gambè non c'era nessuno con quei cognomi, ma le suggerì di provare a informarsi su di una certa Madame Collomb,
anch'essa scomparsa misteriosamente a Gambè in circostanze simili. Attraverso la famiglia di Madame Collomb, dopo molti sforzi, la sorella riuscì a risalire finalmente all'indirizzo di una villetta, quella giusta. I primi a presentarsi presso l'abitazione furono gli agenti di polizia, ma a coglierli non c'era nessuna delle numerose persone che invece avrebbero dovuto abitare in quel posto. Nessuna traccia di Monsieur Frémier, di Monsieur Dupont o Monsieur D'A, né tantomeno delle loro fidanzate. Tuttavia, c'erano chiari segnali che indicarono che la villa fosse stata abitata di recente. Per niente scoraggiata, Madame Lacoste cominciò a investigare sull'uomo con cui sarebbe fuggita sua sorella. Si ricordava del suo aspetto, perché una volta lo aveva incontrato. Inoltre sua sorella le aveva raccontato qualche dettaglio delle loro passeggiate romantiche, donandole ulteriori indizi sui quartieri da setacciare. La ricerca terminò nell'estate del 1919, quando Madame Lacoste individuò Landru nella folla, mentre tornava a casa. Invece di pedinarlo, si recò al negozio di mobilia e lesse sulla vetrina il nome del responsabile. Poche ore dopo, la polizia si presentò nel negozio per arrestare Henri Landru. Il 7 novembre 1921, Landru fu processato. Sin da subito la popolarità del caso salì alle stelle. Durante le lunghe investigazioni avvenute dal suo arresto, Landru si comportò in maniera totalmente distaccata. Non venne trovata alcuna traccia di cadavere, ma solo numerosi abiti e carte legali. Nella cucina vennero trovate solo schegge d'osso, ma non c'era nulla che potesse provare la morte delle 11 persone indicate nel taccuino. Sin dall'inizio del processo, Henri si dichiarò sempre innocente, ammettendo tuttavia di aver truffato le presunte vittime. Spesso le sue parole divennero provocatorie nei confronti della corte, arrivando a dire «mostratemi i cadaveri». L'entusiasmo popolare che lo circondò durante il processo portò alla luce il suo lato di studioso attento e preciso, di amante e di uomo elegante e socievole. La gente non poteva odiare una persona simile, non riusciva a credere che quel piccolo uomo avesse ucciso 10 donne e un ragazzino. Ma fu proprio tutta quella popolarità a spingerlo verso una condanna certa. Iniziarono a spuntare dal nulla alcuni testimoni, parenti delle presunte vittime e vicini di casa, che dissero di aver visto l'uomo gettare qualcosa in uno stagno o avere comportamenti bizzarri. Alcuni vicini della villetta di Gambè testimoniarono di aver visto uscire del fumo nero dal suo camino e di averne sentito l'odore putrido e pestilenziale anche in periodi dell'anno durante i quali non era necessario il riscaldamento. Fu allora che la polizia setacciò la fornace di casa per trovare dei resti umani tra la cenere. Sebbene le prove materiali fossero scarse, la giuria fu influenzata da un'agendina di Landru in cui erano meticolosamente registrate di suo pugno le spese del viaggio di andata di ogni vittima, mentre erano del tutto assenti le spese del viaggio di ritorno. Di questo fatto, egli non riuscì a dare alcuna spiegazione convincente. La corte dichiarò Henri Landru colpevole di 11 omicidi e lo condannò a morte. Verso la fine di febbraio del 1922, la ghigliottina era già pronta. Come d'usanza dalla giustizia francese dell'epoca, il povero condannato non poteva essere informato della data dell'esecuzione, perciò Landru venne portato a sorpresa sul patibolo. Scendendo, la lama della ghigliottina si portò via il terribile Barba Blu e le donne francesi poterono tirare un sospiro di sollievo. Un ringraziamento speciale va a Libri in Pillole, che ha collaborato con questo episodio del Sirio Achille del Mese. Il suo canale è principalmente di narrazione, ma a volte fa anche gameplay di videogiochi a stampo horror, in particolare lovecraftiano. Posso dire anche che ha collaborato con altri youtubers, tra cui Miti del Tubo, altro canale che consiglio. L'ho anche intervistato, parlo di Libri in Pillole, su Upside Down Magazine. Sotto in descrizione al video troverete il link dell'intervista. Inoltre, se mai foste interessati ad approfondire di più la fiaba di Barba Blu, su cui appunto si basa il nome attribuito a Henri Landru, appunto Barba Blu, vi consiglio di guardare la scheda qua sopra al video, no? Che vi condurrà direttamente allo speciale di The Dark Fairy Tales stagione 2.
Arrivederci al prossimo episodio.